Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video e dovrei dire aspettato video che ho visto che molti di voi hanno aspettato molto questo video. Scherzo, in realtà qua proprio sta caricando il video. Quando ti ho detto video non lo so, è un video molto importante che da poco ho finito Revelation, in vera sono molto indietro, ma non ho avuto molto tempo come avete visto la settimana senza fare video. E ho detto sono goduto quel momento di Embers che per poco non piangevo. Un capitolo finale della vita di Ezio, auditore da Firenze, in cui insieme a Sofia, quella che è la ragazza che conosce a Costantinopoli in Assassin's Creed Revelation, si fidanzano fino a sposarsi, a fare una figlia, si chiamerà Flavia. Da qui finirà la stirpe degli auditori, infatti, cioè Flavia prenderà, il figlio prenderà cognome da un altro. E qui, durante probabilmente gli ultimi 2 o 3 giorni, non si capisce, Ezio conosce questa assassina che forse mi contenta, Assassin's Creed Chronicles China, e non mi ricordo bene come si chiama, sarà qualche piatto cinese, non lo so, però fa conoscenza. Da qui possiamo capire molte cose della vita di Ezio, cioè che lui non ha mai voluto abbandonare gli assassini, ma allo stesso tempo l'ha sempre voluto per finire questo capitolo della sua vita, molto complicato, pieno di tragedie e tutta roba varia. Questa qui di Assassin's Creed Chronicle, anche meglio la cinese per comodità, scappa per incontrare Ezio, per farsi da qualche insegnamento, perché scappa dalla sua patria dove c'è un dittatore. C'è questo dittatore che punisce la gente cinese con torture, no? Con decapitazioni. E comunque la sera prima della morte di Ezio vengono delle guardie cinesi in cui pure Ezio combatte, tutto che Ezio aveva tipo 80 anni, agilissimo le batte tutte insieme a Shang Ji, non mi ricordo bene come si chiama questa. E riescono a scappare. Il giorno dopo Ezio si fa portare da Sofia nel centro di Firenze perché loro devono andare a fare una commissione, Sofia e Flavia, la figlia. E comunque, mentre loro comprano dei fiori prima di partire, c'è questo rallentatore in cui si nota Ezio che muore con bocca e occhi aperti. E c'è molto triste che c'è uno se lo aspetta, cioè lui arriva a lei zoppicante con non riesce col cuore malfunzionante e a un certo punto c'è questo allenatore con musica tristissima giusto per migliorare il momento e questo ragazzi cioè veramente mi è dispiaciuto tantissimo. Voi fatemi sapere qual è stato il vostro Assassin's Creed preferito e ragazzi vi lascio il link qua sotto in un video per vedere Embers tutto, cioè tutto Embers, e ci vediamo in un prossimo video. Quindi, ciao! When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. I cannot seem to leave my past behind me. And I know that at any moment, someone could come for me, or my family. I knew I would not have enough time to do everything. Now I worry I do not have enough time to do anything.